teste per un cerbero cerbero pa 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 ma che stai a fa ricordate che i squali stanno arrivando lo vuole fare rubbino! accontentiamo Rubino 3, 2, 1 ma che stai a fa ricordate che squali stanno arrivando e E benvenuti e in questa nuova. Stavo per uccidere io, Robino. Sto, Just... pa sto pagando le grosse della pizza. Eh? Perché... Vai, vai, vai. Okay. Autorizzo. Paga, paga. Autorizzo il pagamento. Allora, abbiamo... Abbiamo e con chi stiamo, stiamo a, parlare a parlare? Con chi? Con chi? Il King la... di Twitch Italia. Il King. Un depensante assoluto. Aspetta, no, il King no, no sì, dei, sì. Canali, dei canali per bambini. Allora, tuo padre <ride> Buonasera, buonasera bambini e bambine, come state? Eh? Volete venire nella televisione con me? Bella, a me piaceva Era sì. molto bella la televisione, sì. ormai è da vecchi, penso, la televisione Non la conosce più nessuno no, infatti. Ma... I bambini attuali no Chi sì. c'era la televisione? Tonio Cartonio? Tonio Cartonio c'era, che poi i poverini l'hanno diffamato Ah sì, 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 Luvo Lucio poi c'era mi Ricordo, lupo ricordo. Lucio mi sa che era proprio un porco. Era tipo, sì. quello che... era tipo lupo Bucio lui. No, ovviamente. ma Lupo Lucio mi dava l'impressione di de... essere una sorta di Bill Cosby. C'era anche <ride> l'orco rubio. Rubino. <ride> l'orco rubio, ma non è vero no. come no, c'era l'orco rubbio, come no? Vabbè, come, comunque, come stai? A noi, come stai? Come ti trovi? Cioè, stai al cerbero, non sei emozionatissimo? Da allora, guarda, sono un tripudio di emozioni. Guarda, stare qua in mezzo alle vostre facce è veramente bellissimo. L'ho sempre sognato da un sacco di anni. Infatti, purtroppo eh, sono super realizzato. Adesso, sì. Beh, ce l'hai fatta. Diciamo che hai toccato. Lo fai, il sono arrivato. Il punto capito. più sono alto giunto. della tua carriera. Oggi. No, <ride> no, allora, allora com'è nata? Infatti, dato, voglio ti annunciare ti la anni. mia. Come si dice quando uno smette, no? La mia di partita, sono arrivato, basta. Vabbè, attaccherai gli scarpini al chiodo, quindi. Nel Attaccaro tuo caso non dico... Il piccone, di Minecraft. Minecraft, il piccone di Minecraft al chiodo. Cioè, pure Simone c'è giù. È nata questa ospitata. Ah, semplicemente sì, sì, sì. come tutte le ospitate del cerbero. Prima blastiamo le persone e poi le invidiamo. Sì, infatti <ride> voi, voi avete fatto cosa così? Cioè, questa è una tecnica, eh? Palesemente una tecnica. Uno rompete le palle e poi uno risponde. No, no, mi ha scritto molto no, so carinamente, perso. niente, poi abbiamo organizzato. Sì. Allora, io ti stavo facendo una domanda off camera. però, giustamente ci siamo detti: no, parliamo nel live che è interessante. Come ti stai trovando su Twitch? Perché sì. tu sei un veterano di YouTube. YouTube Allora, di... in realtà, io avevo il canale Twitch con la partner, tra l'altro, dal 2012, probabilmente okay. perché avevo provato. Quando non mi conosceva nessuno e... mi sembra che si chiamava ancora Justin TV, e... forse no, sì, sì, non sì, lo... sì. comunque avevo provato e... mm. però non era andata anche perché facevo le live a tardanotte perché era l'unico momento che avevo voglia di fare e, e quindi non era, era andata. Adesso ho riprovato perché, perché ci ho visto qualcosa in più. Secondo me Twitch sta, io lo vedo in crescita. Poi io non sono l'analista del secolo, quindi potrei anche sbagliarmi, però mi sembra che per il gaming sia... Infatti se c'è qualcuno e vuole iniziare adesso, specialmente nel gaming, deve, secondo me YouTube non, non è più cosa. È meglio Twitch, secondo me. Io sono un bel gamer. Davvero? Sì. Che Pro... gamers ti piace giocare? La eh, FIFA e GTRP. Ah, un italiano medio, vedo. Beh, beh, eh, sì, eh, sì, eh, un eh, italiano eh, medio. Sei un normi, rubino. Eh. Però se giocavo a Minecraft ero il top. Allora, posso fare una Perché questa me la voglio togliere subito. Vai, ragazzi, via, via, via! I oh, sassolini! Okay, vai! La, vai tiro fuori tutto qua. Dunque. Allora, io non gioco a Minecraft. Io uso Minecraft e eh, Tu non hai mai visto un cazzo di video perché sei. <ride> sei un goblinito. Ringoblinito. No, a me risulta ecco, che vedi. il gioco sia Minecraft. Sì, però. Un allora, conto è se tu il ci giochi gioco giobi. che tu stai giocando stai controllando. Perché ci giocavo anche tu dubbi. devi sapere. Là, io. No, no, ma un discorso si può fare con voi. Dovete sempre sì. parlare tutti e tre. No. no. Allora. Dunque, io uso Minecraft come. Fosse una sorta di tool per creare delle storie. Ok, molte delle mie serie, la maggior parte, ora a parte Twitch che è un po' più leggero, però anche lì c'è una storia e mezzo. Però in generale sono delle storie. Infatti, mo non voglio fare autopromozione, ok. Però eh, i libri che ho scritto, specialmente gli ultimi, sono. Ma tutti in generale, sono proprio storie, ma lunghe, eh, proprio lunghe storie con nemici, amici, alleati, cose che ci sono pochi giochi che ti permettono di farlo. E Minecraft è uno di quei. GTRP, vedi, anche lì puoi, ma è molto più limitato. No, su sono di scritti fare... libri che, che, che ritraggono i protagonisti di Minecraft, quindi i personaggi di Minecraft. Ma non di Minecraft, sono proprio miei personaggi. No, Infatti che anche quello Minecraft. Io. Tu puoi fare ah. la skin, puoi mettere il mago, puoi mettere il drago, puoi mettere, che ne so, capito, il mostro. E negli altre cose non lo puoi fare. Cioè, Minecraft è l'unico gioco che ti permette di creare questo. Beh, Ma noi lo facciamo, dire... lo facciamo col Just Chatting. Creiamo delle storie sì. dei mostri col Just Chatting. Però, però... Se vuoi metterci in modo, Stai trollando non lo so Però mm -hmm. eh, La parte visiva Come fai a crearla nel Just Chat? Per cui sono proprio mostri vedere, pesanti Guarda eh? Rubino quanto è visivo sì, è. <ride> <ride> Guardalo okay, vabbè, Sempre vabbè, battute vabbè. sul grasso no, Ma, ma che no puoi? ma sei appariscente Ma che vuoi che giocavi a Minecraft pure te Ancora. Bruciavi le case A rompere i coglioni Le tue case per questo no, sei Tutte così, le case Sei così incattivito Rubino eh, Poi gli dobbiamo te raccontare un aneddoto Laio. No ma in realtà è molto interessante quello che dici Cioè essenzialmente tu hai questo canale dove sei un narratore. Io, io ho sempre fatto quello, sì, è la cosa che mi piace di più, capito? Io voglio raccontare le mie storie. Ma non voglio tirare acqua al mio mulino, però non sono neanche storie per bambini, eh. abbiamo storie horror, storie anche di sesso. Ce n'è un po' per tutti. Il sesso, sesso è alluso, alluso, perché se, se lo dici poi ti demonetizzano su YouTube, eh. non si può fare. Però qualche allusione c'è. Ah, alluso. Eh. Ok, non avevo capito. Scusa. ok. Ma ah, vuoi aprirti. No, eh, aprirti un video. Apriti un video, lo potete fare. Certo che possiamo. Vogliamo sì, cioè, possiamo... il video do eh. dove, si, dove si allude al sesso. No, allude no. al sesso, non te lo so dire adesso. Ah, Dovrei okay. ah, scusa, recuperarti una pensavo. clip. Ti posso allude alludere all'horror. Ti va bene con l'horror. Ok, vai. Beh, che allora, devi andare tra gli ultimi e si chiama. Tipo lo shag guy SCP, Minecraft SCP. Vedi se lo. Ah, lo vedi? No, cioè, non chiudere gli schermo. occhi. E prima. Eccolo, è anche una... non guardare no, ok, tu. avete capito tutti, no? no, no cioè, dobbiamo fare l'intervista. No, questo è l'intro del canale. Però ci sta. Dobbiamo ma fare il quello, certo. quello nero. No, quello nero è l'ultimo, è un po' prima. È no. tutto bianco, lo Shai Guy. È un SCP. Voi non sapete cosa siete eh, ignoranti. Eccolo lì, eccolo lì. Io che sono è? tutto di Minecraft. Non non gli occhi, no, non è di Minecraft, gli SCP sono una cosa esterna a Minecraft. Non, non chiudere gli occhi, quello. Ma io lo so cos'è! Anche io ho vissuto su internet. Lo so, cos'è! No. Lo so, eh, cos'è! È, è una creepypasta. Bravo, bravo. È una bravo. Creepypasta vedi? Che narra di questo mostro, che hanno, cioè di questo a, a, alieno che hanno catturato. Un, no? mostro. un alieno, un mostro, eh? Un mostro. Hanno catturato che tu. Bravo. Che lui si può muovere solo quando non lo guardi. Ok. Quale stai dicendo adesso? Lo shy guy o la statua? Quello bianco. Quello bianco è il contrario, se tu lo guardi si incazza e ti uccide. Ah, ok, non sotto. lo devi guardare. Okay. Cioè ne sotto, neanche forse. in foto lo devi guardare. Se lo guardi in foto ti cerca e ti uccide. Condividiamo lo schermo a Lion? Sì. sì. Questo è il sì. mostro, okay, no? No, no. Vedi, sì, questa praticamente è la storia. Noi abbiamo sì. ricreato uh, l'SCP in Minecraft. Ok. Ok, aspetta. Te lo condivido. Così lo vedi. Adesso ce l'hai su Discord, eh, sì, ok. Devo fare watch stream anche lì, se no non è che poi sì, mi sì. si rompe il tretto. No, oh no. Ok, oh, Oddio! cos'era cos'era Cos'è? oddio bello! Ma bello! Ma no, no, no. Mi bello! cagato mi Ma cagato addosso bello! Ma bello! mi son cagato addosso Ma bello! Ma bello! Ma bello! Ma Penso di sì, 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 fermi, fermi, non, era, era, tu Cico non l'hai visto mi sa perché era lì sotto la testa e basta ho visto la testa che si avvicinava sembrava una specie di villager ma si muoveva tutto strano c'aveva la bocca aperta aveva mi sembra dei tentacoli è saltato da qui dobbiamo farci le mura dobbiamo chiuderci dentro sto Io posto è in un tipo inferno non solo le mani c'aveva tipo degli artigli tutti insanguinati Ve, venite non lo qua so. venite qua veloci venite qua tutti qua, andate so, veloci vieni, vieni, vieni vieni tranquillo non è successo niente uh, allora mh, dobbiamo No, devo dire che, specie la, la musica horror, mi... non è da Melevisione, dai. No, non dico me... che sia Dario Argento, però. No, no. Eh... Wow, puoi anche schippare, Se vedi, tipo, intorno ai dieci minuti, magari trovi qualche scena esige almeno la pubertà. Questa, questa, questa musica. Ti voglio per fare momento. una domanda, però. Aspetta, che devo tornare dove vi vedo sì, in grado. Sì, okay, tanto... ecco. Volevo chiederti, sì. uh, dato che per l'appunto. Credo tutti definiscono un narratore e poi scrive anche libri. Uh, Beh, da bambino anche. eri appassionato a determinati racconti o a qualche autore? Allora io sono stato un grande appassionato di piccoli bri brividi, ho letto tanto da bambino, adesso meno perché poi quando uno cresce non c'ha più tanto eh. tempo di leggere. però secondo me è importante leggere da bambini perché la fantasia è importante. Eh, I libri, attenzione, i primi due libri li ha scritti la mia fidanzata insieme a me e sono basati su una, mia su una lunga storia che abbiamo raccontato sul canale. Eh, invece questi ultimi due sono libri a fumetti, quindi io non li ho disegnati, la sceneggiatura però è mia, è sempre basata sui video. Ok, ok. Ah, piccoli ah, primi, tra l'altro l'abbiamo citati l'altro giorno in live, fai te. Poi hanno fatto pure il film. Eh? Hanno fatto il film Dove con Jack film. Black. Con credo. Jack Black, sì, sì. Sì, sì. Ah. Esatto. Ok, ok, no, ma altre passioni che magari non si vedono uh, dall'aio da, da in YouTube perché ovviamente tu sei molto nella parte, cioè come abbiamo detto prima, la melevisione. Tonio no, no, Cartonio, è no, 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 questo aspetta. qui, ma, eh, ma anche questa qui cosa vediamo. horror era per confutare il fatto che tu fossi un canale per bambini? No, io non voglio confutare. Allora, aspetta, perché questo pure era un po' da prendere da lontano. Ma io volevo fare una conversazione pacifica. No, è... no, 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 ma no, va bene. Idea, allora, no, io non sono un canale capire, per bambini. Davide. E ti do due motivi: il to primo to. è che se tu adesso sei un canale per bambini su YouTube, ti tagliano le gambe. Per quanto ci sono alcuni canali per bambini. Tu, quando carichi un video su YouTube, non so se lo sapete, devi certificare che il video che stai facendo non è per bambini. Eh, vabbè, ma, se, ma, tu met... Met... ma tutti mettono di no, se no, non arrivano i soldi. Ok. Io metto di no, Grazie. consapevole di dire la verità. Perché? Perché il mio video non è per bambini. Ok? E non essere... Io ti dico una cosa, e eh, lo dico anche a Marra che mi ha detto. Eh, fai una parte, no? Eh, quello che tu vedi nel, in quel video, sono io che esagero chiaramente un po' una reazione di, di paura che può esserci in una serie role play, no? Rubale. Però nei video giocati che faccio, che sono comunque tanti. Io non, non, cioè, sono io vero, capito? Sono io che eh, sì. non ho un umorismo particolarmente volgare, non dico parolacce. però, però questo fatto tanto, di cioè, dire... Che ma non dire. Ma la mia non era una cosa che rende un canale no, per ma... bambini. Le analytics, co... ovviamente. No, Eppure perché le analytics guardi, sono cioè... falsate. Cioè... Tu come fai no, a definire no. dalle analytics che sei per no. bambini? Se hai un pubblico prettamente di fascia, c'hai cioè, cioè l'età, no? la, la, la percentuale. Eh, ma l'età dei, dei bambini 18... sono le mamme. Eh? Ma cioè, gli account dei bambini sono delle mamme, quindi tu non vedi che hai i 12 anni sul canale. Ah, però c'è nell'analytics no, la fascia No, te ti dico che cosa c'ho, eh. Zero di no, per, ma per curiosità. Statistiche in so, tempo per reale. però non parliamo sulla ecco, regola. La, la mamma di, cioè, zia gli dà il tablet eh. a mio cugino, però c'ha account su, Aspetta, eh cambiano ogni tanto. Eccolo qua, ce l'ho. Allora, io c'ho. Ti che sono molto falsate, eh, però ti giuro che sono così, dai 13 ai 17 anni c'ho il 4,6%, mm -hmm. dai 18 ai 24 il 23,3%, dai 25 ai 34 il 15%, dai 35 ai 44 il 31%, ora queste qua sono mamme, chiaramente no? Che è sì. la maggior parte. Sì. Sono il 30%, non è la maggior parte. Cioè tutto il resto non sono di qui. Aspetta però. Ora, sicuramente molti potrebbero, tanti... molti potrebbero sì. mentire facendosi un account fake maggiorenne. Esatto. Non, non c'è un punto, credo, perché comunque puoi vedere ugualmente i miei video. Cioè, non sono per adulti i miei video, ma pochi video okay. sono per adulti su YouTube. Eh? Uh -huh. Però eh, quello che ti voglio dire, sicuramente io ho anche molti bambini, ma sai perché poi? Perché su YouTube molta utenza... È, eh, piccola, cioè sono proprio tante le persone su YouTube che sono piccole mm -hmm. è come se tu dici prendo un bacino di utenza ma non è uguale, non è uniforme cioè non è che ci sono tanti ventenni quanti decenni, ci sono molti più decenni di ventenni però quello che io ti voglio dire è che questi ventenni non è detto che i miei video non li vedano, anzi ci sono molti ventenni che i miei video li vedono anche perché io sono un canale vecchio quindi cioè sono da tanto, quindi molti sono cresciuti con me ora hanno 16, 17, 18 anni la mia fascia a cui io mi riferisco, eh, questo dietro anche indagini, il mercato, eccetera, quando io creo un prodotto, quindi per esempio i fumetti, è comunque dai 12 ai 16, non dai, dagli 8 ai 10, capito? Ora, da 12 ai 16 non sono adulti, sono quasi adolescenti, dai, come li vogliamo chiamare, anzi, penso che siano adolescenti. Sì, sì, ma in realtà, anche se vedi la tier list, cioè il fatto che uno anche fosse, eh, abbia un canale per bambini non è un disvalore, eh? Io ho detto: lui fa no. dei video con un determinato target e va benissimo. Però, Abbiamo però, citato aspetta. prima. Vai, vai. Diventa un disvalore nel momento in cui io creo, per esempio, video per bambini e adolescenti e eventualmente anche un certo tipo di persona più adulta, e tu mi dici che sono solo per bambini. Io non sono solo, non faccio niente per essere solo per bambini. Se il fatto di non bestemmiare e di non essere particolarmente volgare mi rende per bambini, dissento. Non penso che sia così. Ci sono anche degli adulti Vabbè, che sono. Un sempre, po più si parla sempre di percentuali, nel senso del Cerbero. Vabbè, Magari è certo. un canale per adolescenti, però ci sono anche quarantenni, però ovviamente sì, sono una minoranza. Tu, Vabbè, tu... ma comunque io non è che mi vorrei impelagare su questa cosa, impantanare perché tanto alla fine. No, ma io ci tenevo invece ah, a dirlo. È molto perché... bene a ribadirlo, certo. Cioè, ma non tutto. è per convincere voi, eh? perché a me non. Cioè, no, sei... vabbè, dirmi che non mi interessa la vostra opinione è brutto. Beh, però ma, diciamo che mi interessa mora, come quella di voi. Uh, no, no, dai, ti chiedo scusa, non oh, ti offendi. Oh, me ne frega un dopo. cazzo. Dai, si arrossa <ride> il sedere del cerbero così. Allora, io volevo dire che mi piacerebbe far capire invece agli spettatori che magari eh, mi seguivano quattro anni fa e poi mi hanno mollato, perché c'è stato un periodo in cui io sono stato veramente per bambini, quando c'è stata oh. la seconda Apocalypse, Ah, oh, okay? sì, ma è... Lì, Lì dovevi, eh? se no c'era un terrore, venivi piallato, ma anche al di là dei soldi, proprio venivi piallato al di là, di, a, a livello di numeri, se non, se non ti adeguavi, secondo noi. Cioè, la paura certo. che avevamo noi era questa. Quindi hai fatto e una scelta periodo... di marketing, esatto. insomma... Proprio per rimanere ho sempre fare. al top. No? Un... Eh, non ho sentito Rubino. No, ho detto una scelta di marketing per rimanere sempre sulla cresta dell'onda, insomma. Ed è stato circa bf, Difficile Quattro anni fa probabilmente È durata un annetto Per un annetto io sono stato per bambini E, e cosa, poi... fa cosa facevi per essere per bambini? Eh guarda se ti vedi un video Adesso è difficile darti un video così Però si capiva dal, dal tono Dal modo di parlare Dalle musiche che mettevo, eh, Cringe si capiva. Sì, 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 si capiva bene Vabbè però ha usato una tattica Magari alcune Vabbè, persone... persone No eh, guarda lavoro, ti devo dire eh, che eh. Tornando indietro, non lo, non lo rifarei. Non, non è stato un bel periodo. Ah, perché comunque non mi piaceva, mi stava stretto, quel, quello era un personaggio. Adesso io non sono più un personaggio per quanto ho ottenuto cer Cioè, certi lati della mia personalità si sono evoluti con YouTube. Sono diventato più esuberante, magari più però, sono io. In quel periodo non ero ero forzato perché dovevo trattenermi. C'è presente Captain Sparkles? Sì, certo. E lui è una certa. Sei rotter cazzo che gioca a Minecraft, sì. no? Eh, non pensi che potrebbe accadere pure a te? Nel momento in cui arriverà. Io te lo dico di nuovo: io non gioco a Minecraft. Perché giocare a Minecraft vuol dire farsi la survival e spaccare u gli u altri. Non ridere, Minecraft sai, mascherina. <ride> però. <ride> però, eh, se in futuro uscirà un altro gioco dove io potrò creare le storie e sia abbastanza versatile, anche più di Minecraft, cambierò gioco. Per ora non c'è. Ma vieni su GTRP che io... Ma su GTRP cosa fai? Rubi la droga, vendi la droga e fai i no. twerking sulle, sulle donnine e basta. Ma Quello è GTRP. Rubi la droga, oh. No, no, Le no, donnine. no, invece c'è tutta non una storia droga, dietro esatto. di No, no, no. no. Allora, a cioè, me mi hanno detto... In realtà c'è tutta una storia Non vi accavallate, dietro. per Dio. Non no, so a cavallare. Allora, io, io, io sono entrato in impero e ho sentito sì. gente in giro che parlava di te. E diceva che te credi forte ma in realtà sei una pippa. Saranno da Rubino sci... ci gioca. S su, su. Eh. Saranno presto finiti queste persone. Dopo, mi fai nome e cognome, li vado Vabbè. a cercare con la macchina. Però diciamo che bene o male è incentrato sulla malavita, ok? Vabbè, va sì dipende. Se non vuoi è, fare. Non è la... Abbastanza per bambini. Se vuoi fare. Ah, no, ancora. Oh mamma mia, guarda quanto dicevo! <ride> <ride> no, se vuoi. No, ci sono vari personaggi. vuoi fare. O il poliziotto, eh. l'avvocato, quello che lavora al Mac. La Molti fanno i malavidosi perché possono creare più RP. Però anche il poliziotto ne crea tanto. Eh. però, se tu altro. vuoi creare una storia su un mostro, che, che, cioè non puoi, dove, come lo metti il mostro? Cioè. Chiami lo i Tutubi, lo metti il mostro il GTRP? Chiami i Dudubi, lui, lui lo chiami e per personaggio, lui fa proprio il mostro, il Wendigo. So no, allora, questo lo posso fare. Dico, mi metto tipo una, tutta una maschera bianca mi dipingo sì. tutto di bianco. Lo puoi fare, potrebbe funzionare. C'era Quindi... pure Capitan Ventosa su GTR, proprio un capitano tipo supereroe, Figo Dipende da te, insomma. Quindi comunque tu predi prediligeresti un gioco che facilita il... Perché, boh, perché la... mi sono frizzato, la... mi vedo frizzato. Perché sì, se sono addormentato ah, là? Perché volevo condividerti una cosa, ma... Eh, ok, il discorso di nuovo. Sì, sì, finite, finite. Sì, vorrei un gioco dove puoi importare i tuoi modelli, capito, le tue, le tue creazioni, i mostri che crei tu. I disegni che fai. Cioè, guarda, che Minecraft è famoso anche per questo, eh? non è tanto il gioco. Senti, voglio farti una domanda su questo, poi ti faccio vedere un contributo. Mm. Qual è tu hai un intento quando sì. narri, cioè, uh, penso che ogni narratore uh, abbia voglia di condividere, che ne so, proprie paure, uh, osservazioni qualcuno magari lo fa con intento pedagogico, non lo so. Nel sì. tuo caso, oltre il semplice far divertire, c'è qualcosa... Sì, è l'emozione. Io voglio dare un'emozione, che sia la paura, che sia la risata, o eh, anche un periodo mi ero preso bene con i video che facevano piangere. E, ed, ed erano interessanti perché vedevi le persone che, che, ti, che io penso che veramente si commuovevano. Eh, okay. Quindi sì, il, il, mio, il mio obiettivo è di dare un'emozione, che sia qualsiasi essa sia poi, eh, dipende dal, dalla serie. Ok, allora ti faccio vedere una cosa che fa piangere. Indovina un Va po', bene. parliamo anche di Minecraft. Ok. Allora, ti ho condiviso lo schermo, dimmi se lo vedi, okay, è un uh, post di uh, allora, Instagram. Eh, io da prima vedo che gira questo schermo tuo. Lo posso chiudere e poi riaprirlo? Ti chiudi e riapri? No, tu devi guardare la diretta. No, non devi fare, non fare guarda la diretta. schermo, Non la nostra webcam. Guarda, te, te la, ti facilito la cosa e la disattivo un attimo. Vai. Ma è, eh, che... è quella che vedo rotta? Io vedo rotta la diretta, quella, eh, questa qua che mi è rimasta adesso. Uh, la diretta, strano. Mm. Eh, non posso fare qualcosa. Fatti ok, la... è finita. Prova adesso. Oh, ora la vedo. Perfetto. Perfetto. Ok, allora. Questo sei tu che giochi a Minecraft, vedo, eh? eh? Sì, sì. Ok. Sì, sì. Ciao, che... Vieni amore!

Questo è un esempio di video commoventi, come sì. dicevamo. Eh, no, vabbè, diciamo che era molto commovente, eh, cioè, ho quasi pianto, poi mi sono trattenuto per la diretta. Ma tu cosa facevi in questa cosa? Soltanto la reaction? No, allora in realtà ah. questo è un montaggio. Lui ah. stava ah. giocando Adesso a Till Dawn. Ti faccio vedere il video originale. Ah, cazzo, ho capito, eh. Ti Perché anche vedere. noi siamo dei gamer, esatto. Eh, e siamo sole, anche, molto dawn, anche molto bravi. E anche molto... Oh. Eh? No, come? Niente. Oh, no, niente, niente, niente. Comunque, ci tenevo Quando, a dire allora, che noi non ma siamo ma... per bambini. Perché giochiamo a videogiochi horror veri come Dawn. Sì, sì. Molto tipo, <ride> eh, dove c'è il sangue, cioè, il, sangue il sangue, il sesso. Lo vedi? <ride> sì, lo vedo, lo vedo. Lo vedo. Allora, uh, prego. Dai, sono migliorato alla fine, dai. Dai, bello. No, scappo. Che... Vieni, amore. Vieni giù. Amore mio, non vieni tutto, qui. Cringe, No, eh. no. No, 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 è morto il Mamma mia, per far morire il cane a sto gioco devi essere proprio un, un nabbo. Una merda, sì, <ride> fa, cioè, ma è facile. Ma piuttosto ricomincia, ricarica la partita, <ride> che schifo. Ah, non è finito, scusate. Massa, è appena iniziato. Ma non è che piangi, no? La chat vi stava, stava attaccando, vi ha fatto morire il cane, stronzo. Eh, io sono sensibile, raga. Dai, please, che cringe, fa male un po'. Ah, sì, eh, io amo gli animali. Che te devo dire? Anche io, però, questo è per bambini, eh. Overreacting, eh. Ma non lo vedi come sono sincero? Guarda gli occhi. Sì. Infatti, stavi so... a overreactare. Me ne vale. sono andato. No, sì. no. Ormai il cane è morto è colpa mia, non mangerò mai più. <ride> per fare il o... cane, complimenti. Infatti, merda. <ride> Ce l'ho affezionato, ragazzi. Ma non è vero, ma che cazzo me ne frega? Tutto pronto? Ecco appunto, che schifo. <ride> è un film questo, <ride> è solo uno stupido videogioco, <ride> bastardo. Ci cioè, hai creduto, eh? Eh sì, sembrava vero, molto eh. bravo il signore. Grazie. Vabbè, mm. allora dicevamo. Aspetta eh. che non vedo più voi, rimettimi in sì, sì, streaming. Sì, sì, sì. Ok, eh, allora uh, quindi, passaggio da YouTube a Twitch. Intanto, vabbè, passaggio, poi ci hai spiegato che già avevi il canale. Poi Però questo spettatori su sì. Twitch quest'ultimo cioè. arrivo. Intanto, come hai fatto a convertire l'utenza? Perché è una cosa molto difficile. Eh, eh, allora, è molto insegni. difficile in tutto. Posso finire la anche? domanda? Porco. No, volevo dire. No. Intanto, come hai fatto a convertire l'utenza? Perché questo è sicuramente un, uh, un vanto, perché è una cosa difficilissima da fare, e soprattutto come ti stai trovando, quali sono le differenze. Allora a convertire l'utenza devi, eh, devi essere bravo in tutto perché anche quando io, che ne so, per esempio, inizio una nuova serie o crei una cosa da vendere, e, e se, le, se, tu, se tu hai mille persone che ti seguono, non è detto che mille se la comprano, magari magari, magari se la compra uno su mille, ma magari neanche, probabilmente neanche. E lì sta, sta a te quanto riesci a essere coinvolgente in quello che fai perché possono seguirti in dieci. Seguirti in 5 il discorso che facevate voi durante la tier list che dicevate ah. i numeri contano fino a una certa. È, è vero, perché è meglio avere magari 1000 che però ti seguono in tutto? Piuttosto che averne 10.000 che ti seguono una volta sì, e l'altra no, e l'altra no, capito? Esatto. E, eh, questo sì! C'è la qualità del numero, e il tu numero dove, non è uguale. Dove, dove pensi di ricadere? Come eh, un'analisi del guarda, tuo pubblico? Per mia fortuna. Mh, ci sono anche da tanti anni e non ho mai cagato fuori dal vaso perché lì c'è anche, lì tu devi, devi, devi mantenerla la fiducia del tuo pubblico perché se tu fai una cazzata e la perdi e poi devi riconquistarla. Io cerco di non fare cazzate, cerco di essere genuino anche per quello che sono e quindi. Come anche appunto il risultato è stato anche questo, con i numeri che mi sono portato qui, le persone che mi seguono mi seguono con molta... Sì, ma a identità. livello tecnico come è avvenuta la conversione? Cioè dove ti sei pubblicizzato? Hai fatto dei video su YouTube? Io... No, perché è interessante, sì. cioè è difficile sì. come cosa, quindi può essere anche utile ad altri creator che si stanno spostando. Anche noi stiamo cercando di convertire tutto il nostro pubblico di YouTube, ma non ci riusciamo. Io semplicemente, ma il mio modo di fare, io non faccio cose artificiose, infatti il mio modo di, di fare video è molto genuino, semplice. Eh, durante il video, quando me lo sento di dire, eh, dico stasera siamo in live su Twitch. Ok. Mm. Anche perché è così che uno, cioè io mi baso molto su un dialogo a tu per tu con la persona che mi segue, no? Cioè se tu fai lì, gli fai la, la scenetta, dici oh ah, stasera live all'inizio del video, live Twitch stasera... Quello artificiale non funziona, invece funziona se tu, come stessi dicendo a un tuo amico, gli dici oh guarda che io stasera comunque sono in live, vuoi venire? È molto più diretto secondo me questo ragionamento. Ok, poi differenze tra piattaforme? È, è un abisso. Secondo me Twitch eh, si sta concentrando di più, almeno questo è molto, io parlo per quello che ho visto, eh, però non, non sono un esperto di Twitch assolutamente, anzi, ho appena arrivato. Però mi pare che Twitch abbia più, stia dando più risorse uh, a, chi, a chi vuole iniziare. Mi sembra che sia più facile iniziare su Twitch. In che senso più risorse? Ma non ti so dire, però mi sembra che sia proprio più facile iniziare. Beh, risorse non ti dà nulla effettivamente, però è più semplice fare qualche numero partendo da zero qui piuttosto okay, che dici, su YouTube. Cresci da interna a sì. Twitch, sì, ok. Mm -hmm. Su, eh su YouTube però, attualmente beh, tu, secondo me è impossibile uscire fuori. Tu non avevi bisogno di uscire fuori, cioè, comunque lo sai, non no. sì. male. Eh, eh, vabbè, però hai notato qualche differenza? Cioè, nel senso, quelli che vengono da YouTube rimangono, fanno gli abbonamenti? Eh, eh, allora, su questo, su questo devo dire, eh, è difficile fargli capire come funziona Amazon Prime, che c'è il Prime, che c'è la possibilità di abbonarsi, perché non lo sanno. Su YouTube non paghi nulla, tu sei uno spettatore, eh. al massimo vedi l'annuncio pubblicitario, però non vuoi dare un centesimo. Quindi, su questo, sicuramente eh, però cosa, cosa stai dire. riscontrando e come vuoi arginare questo problema? O comunque ri risolvere questo problema. Guarda, sinceramente, eh, io adesso ho 8200, mi pare sub. Ma ce ne sono tantissimi. Ma infatti, infatti, non, non voglio ordinare niente. Va no, bene, però così. il rapporto. Un rapporto. Però il rapporto. Il rapporto, però cioè, il rapporto sicuramente potrebbe essere. Mi hai guardato male tu, visto 60.000-8.200? 60. Eh, non è alto, eh? non è altissimo. Vuoi più soldi? Mm. Ma pure devo avere più, che no. più ma non fare fare ma soldi? soldi? Ma io non voglio più soldi. Ma io lo so, cioè, ma pure devo più soldi. Ma non sono serio. No, ma, ma aspetta, Forse io, io dei monso. soldi sono molto. Io ho uno stile di vita del cazzo, non spendo niente, non, capito? Sono, sono un poverello, cioè, non, non mi, non, veramente, capito? Pu può sembrare una frase fatta, però ho uno stile di vita da povero e okay. non mi sta stretto. Quindi, certo, che quello che guadagno lo metto da parte per i giorni di, di, di buio che ci saranno ai 40 anni, però. Ah, ok, quindi non, diciamo che non è che ti fai le cene con no, le ostriche. Ma che fanno pure schifo le ostriche. Io ti ho definito, ti ho definito un imprenditore. Uh, neanche l'investi li questi soldi, ma investo in, cioè, bah, investire intendo bah. anche attrezzatura, nuovi progetti... Sì, ma certamente, quello sì. Beh, eh, ovviamente io cerco di avere le cose migliori che posso comprare. Questo microfono qua è il microfono migliore che c'è sul mercato. La Dopo telecamera. di questo intendi? Ma il tuo fa schifo, ma cosa stai di, Ma cos'è cos quello? Che il microfono è? Che microfono è? Il modello di eh, U87? Di mortacci tua! Ma quello eh. costa 2200 euro! Costa 5000 euro sorella! L'U87? Eh, è no, 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 quello no. che costa di più! No, no, costa 2200 euro! Subito andiamo, Controlliamo subito! Controlliamo! Controlliamo! Ujjertation di uno dei eh. due! Eh. Attenzione! No, Neumann U87 87. AI! Ah, i, aspetta No, hai ragione, scusami Whoa! No! Whoa! Hai, ragione, hai, ragione, hai ragione, hai ragione hai ragione. Non so perché mi ricordavo di più Ma, ma può essere che l'ho pagato di Ma semplicemente perché l'ho comprato... comprato sei mesi fa Quindi eh, abbiamo lo, lo stesso No, ma abbiamo lo stesso microfono, è una cosa bellissima È una sì, bomba è è una Io bomba avevo un altro prima che era pure bello Mi piaceva un sacco, poi si è bruciato E avevo oh no. un'audiotecnica bellissima Con il suo Vabbè No, no, io no. proprio l'ho comprato perché informandomi eh, ho capito che era il top al mondo, quindi sì. hai, hai ragione per dire. Oh, bravo, Però Simone. questi costano 150 e. Vabbè, ma Però alla sono... fine. Anche di questo si parla tanto, cioè quanto fa poi il fatto che tu abbia l'apparecchiatura? Secondo me non fa così tanto. Beh, Simone Però... mi ha insegnato: che per cazzo. Sì. No, ha cioè, ma... insegnato: eh, no, no, ma basta poco. Guarda che abbiamo speso poco, eh. sì. nel senso, sì. basta... allora, noi abbiamo pure un mixer dove equalizziamo molti vanno diretti. Ovviamente, anche ma io invece... ce l'ho. Io ho eh. quello della Pollo eh, che fa ah, tutti okay. gli effetti in diretta. Della quello della Pollo, quello costa tipo 800 euro quello là, sì, quello eh. lì. Io li so, li so tutti, li so tutti. tutti. I prezzi, Guarda, io penso così: secondo me, quando hai la possibilità, diventa un dovere per te upgradearti per restare al passo. Bravo, capito? Dopo, se, no, fai il... se poi non hai la possibilità, allora va bene, fai con quello che hai, però. No, però ci sta oh, eh, volersi surclassare ogni volta, quello assolutamente. Però sì, è importante. studio nuovo stiamo spendendo una barca di soldi. Possiamo, dire, possiamo fare questa anticipazione, il preventivo che ci hai mandato? Erchitano per ci ha mandato la... un, un preventivo, ci ha Perché una mano, siamo, sì. stiamo rivoluzionando la regia. Mm. Quindi che significa? Significa la, la videocamera, le, le, le luci e tutto, ciò che concerne quello che mm. vedete, non quello che sentite. Diciamo di quanto è il preventivo vai, Solo vai, a livello visivo eh? 13.000 euro Solo visivo eh? E chi ha visivo. fatto questo preventivo per Chitano? Per eh, andiamo, avanti, andiamo avanti Che stai, avanti, stai dicendo Non stavo dicendo nulla sul È una videocamera cinematografica Rubino preventivo allora, significa che ha fatto Allora non le aziende quando ci sono io che poi mi denunciano No amico, no no sì, Rubino, preventivo no. significa che ha fatto solo un carrello. Sono cose che. Preventivo, so il significato di preventivo. <ride> ti ringrazio. <per> la <ride> Vabbè. Comunque, no, per avanti. dire, per dire, ha no, fatto comunque, un carrello eh, sì, Amazon. Secondo me vi farebbe comodo perché è molto scuro il vostro studio, molto buio dietro. No, Digi? oltre voi, sì. aspetta. Ma che cos'è contro questo studio? Perdone. Eh, non si vede, è brutto, è buio. Dovreste Tutto mettere nero, qualche luce. C'è una cosa allucinante. Aumenti la luce, <ride> grazie. Ora si, sì che si vede. Oh no, no, ma no, così Rubino sembra un dito, non va bene. Un dito. <ride> un, dito. un dito, un dito. No, no, Rubino, questo è Spero un po di in scemi, modalità beh. dito. no, eh no eh. Eh, oh E luce dio. fu. No, abbassiamo sta luce. altro No, che... ma io cioè, più cioè che altro se diventando io, diventando Vedi che jegy. io ho le luci qua dietro, beh, no, colorate. Sì, be bellissime. Eh. Eh, grazie, eh, vabbè. no. Beh, in realtà il tuo setup è top. Che cazzo te se... che te no, no, In realtà non è perché è una stanza un po' piccola, però secondo me dietro ci vorrebbe qualcosa di colorato. Ma che ne pensi? Poi, del del... Che ne pensi del mio quadro? Sullo sfondo, eh, qual è? Eh? Quella, quello lì? Ah, Gesù Cristo, ah, non era Gesù Cristo. Eh quello è... Eh, fa schifo. No, niente. Boh, non lo capisco, ma sono bruciature di sigaretta? Bruciature di sigaretta? Sembra. Cosa ti evoca? L'evocazione ma... con l'ion, cosa ti evoca? È, la... è la borra? Oddio, se ti è venuta in mente la borra. Mm. Evidentemente la borra, sì ah, Guarda, volevo dirti che noi facciamo un format chiamato l'evocazione okay? Facciamo vedere mm. delle immagini e poi il nostro ospite interpreta Ah, ho capito, eh, su quelle Essendo io uno psicologo, psicoterapeuta, eccetera eh, Cerco poi sempre di dare una definizione a questa lettura e Tu hai detto la, la, la borra, quindi e sì. sì Essenzialmente mh, hai una repressione Di mm. una tua componente sessuale ho quindi capito. dovresti tranquillamente esplicitarla. Ho capito. Per stare a tuo agio. Mm. Mm. Il Lo terrò presente e ti, ti ringrazio. Ti no, no, ma questo è un consiglio ovviamente umile. Eh, eh. no, eh, ci sta, ci sta. All'alto delle mie tre lauree, come diceva qualcuno. No, <ride> <Arcevo. ride> Vabbè, Carcebu, ci, ci sta. Ma dopo tu la tua ragazza siete Io... colleghi, quindi cioè siete vai, vai. colleghi imprenditori. Pensa che abbiamo iniziato insieme. Eh, quando abbiamo iniziato io non... avevo pochissimi follower, eh. cioè io avevo 10.000 follower quando abbiamo iniziato, quindi è stato un percorso proprio che ha Come funzionato. vi siete conosciuti? Mm? Come vi siete conosciuti? Cioè lei era una tua fan Su League of Legends. Ma ah, sul LoL, quello di Paolo Cannone, eh, League of Legends. Sì. E che vi siete ha... eravate in una squadra insieme o squadra contro? Lei e eh, non me lo ricordo, lei mi ha aggiunto agli amici, forse ci siamo trovati in partita può essere, no? non quindi me lo si ricordo. Può, si può scopare giocando a League of Legends. Oh, Veramente. Ma guarda, sì, sì, perché è un gioco molto. Eh, vedi, lì ci sono tante da ragazze e quanti ragazzi, quindi. Ah. Per, per, eh. per tutti i gusti. No, se, eh ti certo, va, se, se vai, ti vai va. su Warzone, non... È solo per un gusto. Se ti va, Cosa raccontaci un po'. Ah, Anna era una mia fan. Ha detto. Ah, eh? se, so fan. Vuole, se vuole fare un saluto. Vuoi fare un saluto? Non vuole fare un saluto, si vergogna. Ah, si vergogna vabbè, di, vabbè. di essere in live al Cerbero. No, si schifo, vergogna però. perché c'era Rubino in primo piano, cioè. Oh, Rubì, che cazzo, cazzo fa? Oh, volgaro, oh, volgaro, Beh, la Ma A Rubino! ho A Rubino! Ma qua appena appena ha sentito la voce no, di una donna. No! No, 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 mi sono crettata la gamba. Mi la gamba, che schifo. Ma che caffone proprio. In ma presenza stava... di una ragazza. Ma mi stava a grattare Poi, la gamba. Ma adesso è diventato del colore del pisello. Guardalo. No, no. Mi stavo a grattare la gamba. Oh. Mamma mia. Che schifo. Guarda, che ma schifo. come che schifo. Gira la tua pietanza, dai, dai Rubi. Ma come cioè, una grattata... tenda davanti? Ce cioè, l'avete un PNG di una tenda. Mettetegliela davanti. screen. Sì. Mi sta grattare la gamba no, una messa, Un eh, drappo eh, eh. Buttategli un asciugamano addosso Che cafone No vabbè volevo, volevo chiedere eh, Raccontacela se La storia del vostro incontro Ma anche ciò che è successo dopo Perché è interessante e, Ma la storia di... Ma guarda Sono tipo otto anni fa eh. Cioè di otto anni Non ricordi? finiamo più lo so, lo, so che, lo so che hai paura di dire cazzate perché poi ti sbugiarda, però... Ecco. Ma, ma che, no, eh, io ho una memoria, guarda... Ecco, ecco gliel'ho messo, più. il PNG di una tenda. <ride> ma che è la tenda della doscia, mica questa. È il PNG di una tenda, questo. <ride> no, va bene, non è un PNG e non è una tenda È un il PNG di una tenda. Oh, c'hai cioè, i quadratini dietro, è il PNG eh, a casa cioè... mia. Eh, dai, ti fai scammare dai, dai PNG finti oh, di Google. <ride> Io mi stavo a grattare la gamba. Qua. <ride> Vabbè, allora dicevamo: uh, sì. quindi incontro su LOL, poi vi siete aggiunti e avete chiacchierato in privato. E sì, quando... sì, e io subito l'ho coinvolta nei video perché io già registravo video. Però. Era... Io... Aspetta, aspetta, stiamo a parlare all'inizio, eh. vi siete conosciuti ah, poi scusa. subito. Ma eravate nella stessa città, vi siete visti di persona? No, 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 ma che, ma che è stato è nato l'amore a distanza. Pensate a rapporto difficile, allora. E poi io subito l'ho voluta incontrare, sono andato nella sua città. E ho portato pure la fedina di fidanzamento. Beh, non è successo la prima volta che l'hai eh. vista. Mi sembra di sì. Mazzina. ma ci siamo visti dopo un mesetto, eh? anche, forse anche Mazzina. due. Non me, non me lo ricordo, mi ricordo Precoce, un crato, però, eh. Vabbè, una, però. Un gesto molto audace comunque. Sì, 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 sì. E ho e fatto colpo. Mi ha, ah, ha fatto piacere comunque. Vabbè, eh stanno certo, ancora insieme, sì, no, sì, no, sì. ci sarà un motivo, no? In realtà, no. <ride> no in realtà, no. <ride> no. <ride> Vabbè, pensa, sai, pensa, non è. si può dire neanche che sia una gold digger perché io a quel tempo ero povero in canna, capito? Non, non mi seguiva nessuno. Okay. Facevo YouTube già da anni. Però E scusa, quindi per quale motivo si è messa con te? <ride> Ma che cazzo ne so, guarda, non lo so. <ride> per la simpatia, so. per, per la carisma. simpatia, sì, sì. Vabbè, ero più magro. <ride> ah, vabbè, che problema. Sì, perché vera. Simone c'ha punti, Ciccionosa, Iosa e No, in realtà no, non stavo stava facendo body shaming. Non stavo facendo, veramente, mm. no, no. Sto body shaming. E quello è Luke. È una no, non, non tiriamo in mezzo a nessuno, per favore. No, che no, è una no, no, citazione, io no, 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 io voglio bene a tutti, non mi scassare il cazzo. Ma perché io non so nulla dei tutti lì. Tranne al Cerbero. Ah! Sono allo No, anche a voi io voglio bene. Voglio bene a tutti. Anche noi tranne dieci. a Mr. Flame che ieri gli ci voleva la preparazione. Ma anche, è su eh? Discord questo stronzo di Mr. Flame, Gianluca, entri. E dov'è? Entri Gianluca. Guarda, non vuole entrare perché gli sto sulle palle, eh. no, Guarda che non c'è, lo... non c'è, lo, lo sento non su WhatsApp. Scrivo, aspetta. A ah, già lui entra che Lion te vuole blastà hai fatto una cosa gravissima, sei esatto. su Discord vocale 1. Io comunque, eh, te volevo fare una domanda Lion. Naturalmente facendo YouTube ai tuoi livelli, comunque sei sempre occupato, adesso sei entrato pure su Twitch, no? E comunque Twitch prende tanto tempo, te lo chiedo. Ma ci... io non... Eh, tutti pensano che io lavori chissà quanto, ma in realtà se tu ti organizzi bene, e io sono mm. organizzato bene, io lavoro... 4-5 ore al giorno E basta Ah quindi hai tanto tempo per la tua vita privata Se poi sei stronzo e io un po' stronzo sono mm. E nelle ore di libero tu pensi comunque al lavoro E eh, vabbè quello succede a tutti. Tu. Ti capisco amico mio Ti capisco anch'io E eh, oh. eh, me... quello, quello ti frega, quello frega Però mm. in sé per sé le ore di lavoro sono moderatissime Certo poi lavoro anche a Natale Quello sì però, sinceramente, non, non mi pesa. Non ti tanto, ha messo in guarda. difficoltà col tuo rapporto, comunque stare mm, tanto tempo sul web. No, no, anche perché, comunque, lavorando a casa non, non puoi mai. Cioè, non è che sei assente tutto il giorno. sei Ma a Ma Anche queste domande, Robby? No, perché io sto notando che comunque facendo tan tante ore, tante ore, eh. comunque non ho quasi più tempo. Per la vita privata, è, veramente in poco? realtà è la testa che poi perdi, non è il, il tempo materiale. Infatti, io questo a volte mi rimprovero perché devi riuscire a, uh, mentalmente a separare le cose. Davvero, perdi più la testa che il tempo. Questa, questa sì. frase è bellissima, sicuramente. Sì. Sì, sì. Perché guarda... io mi rendo conto che magari il tempo lo avrei pure, sì. ma quando lo avrei, c'ho la testa così esatto. tumefatta, esatto. Che, non, che comunque non riesco a fare un cazzo. Sì. sì, ma io spesso ne parlo con Simone e Gianluca di questa cosa perché patisco decisamente questa condizione. No? Magari finisce la live delle 15, fino alle 21 ci sarebbe il tempo, no? dalle 4 e mezza, 5, no. Eh, però stai là stasera. Che facciamo? Che sì No, lavo la testa. E organizzarsi bene è un modo per. Cioè, se tu sai già da prima che cosa dovrai fare, E tutto eh. pronto, riesci a liberarti di più il cervello? Infatti, io sono lavorato. Negli anni esempio. ho sviluppato tanti mie, miei modi di fare per cercare di. Però non è che sempre funziona. Eh? A volte c'hai un, un pensiero in più. Che... Tipo, cioè, l'organizzazione tua qual è? Tu sai già. Cioè, devi continuare la tua storyline. Quindi te la scrivo. Esatto. Io ogni giorno ho una storia diversa. O comunque a volte alcune storie ci sono due volte a settimana. Però so che quel giorno c'è quella. Quindi, eh, bene o male, io ho dei copioni. Eh, ho dei copioni di tutte le, le storie recitate che faccio. Però spesso vado anche a braccio. Sono dei copioni, sono più dei, come se, delle sceneggiature. Pozzo. Cioè, so cosa dovrebbe, cosa dovrei fare a grandi linee. Però poi lì improvviso. Ma non sei uno che... molto metodico? Mmm. Un po', c'ho cioè un'applicazione eh. dove spunto tutte le cose eh. sul telefono Ma di che segno sei? Eh? Di che segno sei? Dai, che stupido Che eh, è? Una curiosità? Non lo so, acquario pesci, metà acquario, metà pesci Ah, Sono nato eh. l'ultimo Io sono leone Vedi, eh, l'avevo capito eh, Perché che c'entra? Io sono leone No, è giusto, certo, certo Tu, tu credi nell'astrologia? Sì, io ho top eh, astrologo Vabbè, ma perché prendi per culo? Cioè, comunque la nostra... No, no, so Branco che le voi stelle, siete molto... Tro... Guarda che Simone è molto sensibile su queste cose. Sì. Eh? Ah, ok. Molto uh. triste. Ma no, è vero, cioè, io, io ci credo fermamente, penso che gli astri governino le nostre scelte eh, di vita. Mm. Sì. Comunque, sai che io non sono così critico? Cioè, secondo me tutti abbiamo bisogno di qualcosa a cui scaricare la colpa di quello che ci va male, eh? Sì, però io te gonfio poi. Rubino con me. Io voglio gonfio. No, no ah. tu, tu, tu dici che è colpa mia di tutto. No, no, di ah, alcune no, no, cose. Davis, non se di se tutto, la prendi, se la prendi a tutto. cosa sarebbe meglio. Mettete ancora 100 sub. Porca, so. da, cioè, si è inventato proprio così. Ma che si è inventato? L'hai detto te? No, si è inventato. Tra l'altro si è inventato cioè, so. che ti do regalare 100 sub. Non è vero, era David una sfida John e te lo, te lo sei inventato. cosa su cosa cioè, scarichi tu? Eh, io non scarico su niente, infatti, infa, scarico su me stesso. Eh. Sono, molto, um, sono molto vanitoso, presuntuoso anche a volte. però allo stesso tempo mi mazzuolo. Eh. Cioè, se, se vedo che ho sbagliato qualcosa. E secondo me, comunque, in una certa misura è necessario eh, per aver successo prendersela con se stessi. Perché se no, se stai lì a cercare le scuse. Come quegli certo. stronzi che dicono, eh, ma quello, quello si è bottato le views. Quello si è bottato gli spettatori. Beh, c'è chi Dove lo vedere. fa. C'è chi lo fa e. Sì, però se tu, se tu giustifichi il successo di un altro, ah, no, con no, ci certo. no, no, devi avere prove in mano, non è che poi di quello si è buttato, ma no. questo è un esempio, eh? però sì. dico in generale. Se tu. stai tranquillo, tu scuse... Lion. Ti abbiamo già scagionato. Stai tranquillo, Lion. No, ma, ma figurati, <ride> ma ci mancherebbe altro. Però anche per esempio, che ne so, mi è andata male una cosa. Vado a pensare, ah ma è l'algoritmo. Sai quante volte su YouTube, specialmente si, si sente dire eh, l'algoritmo che io mi ve lo subito in mente. No, carco. lasciate sta più 3D. No, Vabbè, no è però è la prima cosa che ti viene in mente. Perché adesso Pio dice certo. sempre: raffica. È vero che l'algoritmo fa le sue cose. Però non è quello. Cioè, se tu inizi a trovare la scusa di è semplicemente che quello che fai tu. Magari è bellissimo, però non è, non è in target per il pubblico che c'è su YouTube. E non è solo una questione di età, eh? attenzione, cioè, il eh, target gente, è anche per altre cose. La gente difficilmente riesce a darsi le giuste colpe. Sì. Alcuni sono troppo severi, altri sono troppo indulgenti, e devono trovare la colpa L'autoindulgenza Eh, poi sì. se ci pensate, la vita alla fine è quello, cioè un problem-solving continuo. Porca troia, un problema dietro l'arto. Sì. Mamma sì. mia. No, no, sì, sì, è, logico, sì. è verissimo. Cioè, nel momento in cui cominci a. Cioè, più che altro in questo modo, se non ti dai giustificazioni. Hai la possibilità di risolvere eh, i problemi, semplice nel momento in cui tu ti autogiustifichi, finisce il tuo impegno perché dici: Ah, io ho fatto il massimo, sì, però esatto. c'è l'impedimento. Non è colpa mia, eh? Sì, chiaro. Lion, tu sei eterosessuale, giusto? Sì, qual è la tua parte del corpo preferita di una donna? Eh. Guarda, banalmente, cioè, se non guardi il viso all'inizio, sei un maiale, cioè voglio dire. E allora, anch'io il viso, quello della pizza, ma la domanda seria è un'altra. Cosa mm. ne pensi dei piedi femminili? Ma secondo me c'è un sacco di, come si dice? Di, 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 di. Su certe cose si è sdoganato tutto. Però, ci sono ancora alcuni ambiti. Che, che invece viene additato. Secondo me dobbiamo essere un po' più equi Cioè o sdoganiamo tutto Sì ma tutto, non ha risposto alla mia domanda Ma che cazzo ne so io A parte non mi fanno schifo Non mi piacciono particolarmente okay. No, Sai dove, dove la noto questa cosa che dici? Ad esempio eh. nello scambismo Nella coppia aperta Lì vedo che c'è sempre un eh, po' di eh. mm. cioè, Però lì se sei parte della coppia È anche giusto che tu abbia magari un'opinione Però sugli altri no, no, sugli no altri dico, devi... dico che gli altri giudicano ah, eh, Magari no, beh, quello no. Sì, su quello c'è un po' di stigma sociale Non sì. so perché Vabbè, ma parte, fa parte dell'essere umano Giudica eh, e aveva sì, pregiudizio Sì, certo, pure, sì, no? sì, sì certo il... Chiaro, chiaro Oh, Soganiamo anche i pedofili. No, ok, vabbè, allora Come... ho letto in chat. No, no mi no, dissocio no, mi assolutamente. Dissocio. Lion ha un suo okay. canale, eh, ti prendi la responsabilità di quello che hai detto. No, io non l'ho detto, io <ride> Ma, eh, Guarda, c'è il VOD, nel senso, ok. Però. Eh, poi... no, ho detto, l'ho letto in chat. Sì, vabbè, dicono oh. tutti così, guarda, però. Vabbè, <ride> è una <fanboy. ride> No, ma perché carità mi dispiacerebbe, eh, Perché comunque è un canale avviato. Eh certo, poi vado al gabbio, guarda, mi dispiacerebbe no, 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 il anche. Se siete signori di Twitch, siate clementi, però se dovete prendere dei provvedimenti fatelo, perché insomma è giusto... Uh, no, ma no. Basta Mr. Insomma, Flame, arriva o non arriva, arriva questo. Già lui sarà addormentato. Ma, ma secondo me. me non vuole venire perché gli sto sulle balle. Eh? No, 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 lui aveva il turno di riposo. Però gli ho detto, ma, guarda, se vuoi no. entrare dopo al volo ci fai un saluto. Ma tu che cosa devi dire a Mr. Flame così magari ti sente dentro? Tu che... hai visto la tier list, diciamo, che si è un po' incazzato un Eh, po'... mi ha mandato a fanculo, sono offeso Doppiamente però, mi ricordo Sì, è vero, è stato molto maleducato oh, cavone, Due volte sì. l'ha fatto? Credo, oh, sì. però Ancora però più grave, eh Vabbè, ma è che è Gugliardi, ocafonaggio No, no, non me ne frega niente <ride> Ci sono due modi di sistemarla adesso eh. Cioè? Tre modi Tre, vai allora, il primo è il risarcimento pecuniario 50.000 euro minimo Madonna Partiamo da lì Vabbè, dai, una settimanella di lavoro Secondo metodo eh, Rissa di sumo mm. Eh, però guarda che Gianluca è forte eh? Gianluca ah, c'ha la forza Gianluca è una Sono bella belva sumo. Ok Terzo metodo, un bacio appassionato Ok ah, Ok. secondo me c'è sta Senti, io non lo chiamo, rotto il cazzo questo, eh perché, Sarà perché mo questo è il guanto rotto. di sfida. Scusate, eh. questa è una, cosa, è una cosa gravissima. PvP allora. su Minecraft. <ride> Quarto metodo PvP su Minecraft. Mamma mia, non ho manco il credito per chiamare, non ho manco i sordi per piagne. Proprio. Mamma mia, Lion prestava un po' di sordi. Eh, se vuoi posso rilevare una, la, lo studio del cerber no, vabbè ci credo! Ma, ma attacca! Ma attaccato in faccia, oppure l'ho occupato, spento. Vabbè, come? Comunque... Oh, ma secondo me tu sei sicuro che non gli sto veramente no, sulle balle? No no no, 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 su questo no. sicuro. No, ogni tanto diciamo che si addormenta lui, è eh, un mm, po' un mm. giro. No, volevo chiederti, uh, visto che sei appassionato alle storie, hai detto mm. letteratura, eccetera, ma letteratura, ecco, diciamo da adolescente, sì, ragazzetto, tu, certo. a te piace il cinema? Eh sì, eh, ma in realtà anche lì ultimamente ho perso un po' di vista, però mi piacevano tanto i film di Tarantino, quelli un po' le Iene, no? Eh, poi che ha Pulp, F Pulp Fiction eh, bellissimi Beh. e poi, ma poi anche altro, eh. però film vecchi Il Padrino, Fight Club Tipo questo, intendi Cosa c'hai tu? Fight Club, ah, che, che, che coincidenza Hai visto? Ma anche robe un po' più trash, eh, tipo che poi non erano trash, Rocky, il primo Okay. Oh, dal tramonto all'alba mi ne piace a nessuno. Ma perché? Tantissimo. Quale? Dal tramonto all'alba? Non lo conosco. Però mi piacevano un sacco i film di zombie, tipo quelli di Romero, ah, vecchissimi, belli. ma anche quelli più recenti, eh, Alba dei, dei Morti Viventi. Aspetta, quale, però? Non il Ah, no, spero. anche quello del 2012. Ma... Non era male, <ride> no? Vabbè, a me non è <ride> piaciuto. No, vabbè, vabbè. Filmi di zombie non ce n'è tanti. 30 giorni dopo, bello quello, bello, 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 bello. paurosissimo. Bello. Bello. Un sacco paura. bello, bello. Ok, quindi adesso non stai seguendo molto, cioè... Meno ultimamente 8. ho perso un po'... Ma cioè, tipo gli ultimi che... Tarantino non li hai visti? Tipo The Eightful Eight, Once Upon a no, Time No, Valley, mi sono perso le ultime cose. Quando ho tempo guardo Netflix. Ok. No, o Amazon Prime. Recupera lì. Se ti piace Tarantino, guarda, gli ultimi due sono mm -hmm. meravigliosi. Rubino, prego, Ma può sta, fare... su, sta su Discord, mi sa, Gianluca? Mm, perché? Eh, L'ho letto... io. Sì, cell... sta, lo vedo anche io, sta in attesa domande. In attesa domande?! Ma non è lui. Non è lui? Se non è lui? No, lo mettiamo ma non è lui. Sio? Sio? Luca? Ma qua è provvini per il grande fratello VIP. Non ho capito. E' qua per i provvini per il grande fratello VIP. Gianluca, non ti capisco. Chi è questo? È Gianluca, Mr. Flame. I bovini per i coniugi della VIP. Io tengo 35 anni che arabo. Eccolo Flame Giallo. Questa... Perché hai fatto sto tardi? Gianlu oh. che è successo? Uh, sto un po' male, <ride> ma ti è cambiata la voce? Si è presa una paralisi, <ride> un po' male. Uh, sono, andato, sono andato in Thailandia a fare un'operazione. Thailandia, ma stamattina sì. stavi qua. Sì. ai 15. Operazione Vato, scusa. Eh, non vorrei dirla. Qua. Vabbè, fai la domanda a Lion, dai. Allora, Lion, come stai? Ma insomma, guarda, dopo io, i tuoi vaffanculi, molto male, cioè, ho sofferto, e ho pianto. Cioè, quantomeno vorrei le tue scuse, ecco. Ma se vuoi ci possiamo prendere un caffè, quando vuoi. No, non mi piace il caffè. Vabbè, grazie mille, Sio, si eh. può levare dalle palle. Allora, uh, perfetto, quindi, ci siamo? Domande? So, eh, inseriamo qualcuno, dai, così poi lo lasciamo andare al caro Lion. Oh, sì. Domanda scomoda, vai. Ragazzi, domande inseriamo. scomode al Lion. Uh, allora, um, vorrei fare questa domanda, è un po' complessa, in poche parole. Qualche anno fa uh -huh. uh, stavo giocando nel, nel server di Lion, Minecraft, sì. non so se lo conoscete, e Minecraft vorrei fare no. una domanda uh, che poi si ricollega poi al mio ragionamento. Allora, um, cosa pen come pensi che sia gestito? Bene, sì. male? Allora, il server di Lion non esiste più, perché... Non so se lo sapete, ma qualche mese fa uh, c'è stato un incendio nel data center di, di OVH, che sarebbe il un servizio che gestisce l'hosting di, di server. Vabbè, non puoi ricominciare e... la partita dopo l'incendio? Come? No, dico, un incendio... Ce l'avevi il secchio d'acqua? Eh, ricominci la partita o no? Ah, mi prende per il culo perché no. ci ho smenato un sacco di roba. Niente, no, non era casa mia, era, era in Francia là e si sono persi un sacco di dati, tra cui anche le mie cose, infatti... Ah, greve. Greve sì. Vabbè, quindi... eh... però, Questo ragazzo sta... ha fatto un'altra domanda, però. E eh, vabbè, eh, eh, non c'è... più, ok, vabbè. Pe pensi che fosse gestito bene, male... Vabbè, la gestione è merda! Vuoi arrivare a questo punto, porco il... Guarda, ok, eh. allora, eh, allora, dai, dai, dai. Eh, il mio server di Minecraft era l'unico, ma poi lo rimetterò anche online. Comunque era l'unico server in Italia, credo, ma sono abbastanza convinto, gestito famosa, dalla, sì. dal, dallo youtuber che lo ha creato. Ora, io non so te, ma io preferisco giocare su un server gestito dalla persona che lo ha creato e per cui ci sto giocando, quindi in questo caso lo youtuber purché magari ha delle pecche, delle falle anche gravi, lo ammetto, c'erano dei problemi, di crash specialmente, perché la gente poi si accanisce abbastanza e c'era un sì, periodo in cui… Non era quello il, il fatto. Il problema è che io, anni fa, ho uh, spesi ah, più di 1.000 euro sul tuo server mm. per avere armi, eccetera, eccetera, e ho avuto più di qualche inconveniente. Posso parlare di, di uno scam, in più parole non so se sai che c'erano armi personali che si potevano avere, Okay. C'era um, scrissi una mail uno dei tuoi helper, uh, admin LOLS. Spero che è. Eh, ok, so già dove vuoi andare. Ecco, allora, no, allora, lui... no, aspetta, posso, fammi finire, perché è un po', un po intrigato. Sì, Il però po parola... io non è che sono venuto qua per parlare del server di Minecraft. No, ti no, ricordo, certo, è una questione tua privata. Comunque, no, allora, certo. ti dico, la, la persona che stai dicendo, purtroppo è uno che ha truffato anche noi. Spiego so. per eh, chi chiaramente eh. lo vuole sapere, perché in live nessuno ah. sa. Allora, praticamente c'è stata questa persona, ma non voglio, perché poi, cioè, per quanto lui ha fatto una cosa brutta, io non vorrei... Vabbè, senza eh, fare il nome, ovviamente. Eh, l'ha fatto, fatto... Vabbè, lasci ha fatto parlare. Lui. Prego. Ma se è della povera gente è stata scammata, è giusto. Giusto? È Va eh. bene. Okay. Allora, praticamente questa persona aveva preso tutti i nomi delle persone, e le, le, la mia mail più che altro, la mia mail e praticamente riceveva eh, chiedeva dei pagamenti alle persone fingendosi me. aveva messo la mail, la mia mail è Dipli Lion e lui invece di Dipli Lion aveva scritto Dipli con la lettera la I diversa okay. ah ok, tipo una L, una l. la I la invece di Dipli, Dipli con la I invece okay. della Y ah, okay. e quindi questa persona incassava rubava i soldi sostanzialmente per un periodo ce ne siamo accorti tra l'altro è stato un disastro riuscire ad accorgersene perché eh, non sapevamo chi potesse essere stato. Come fai a far chiudere una mail? Non puoi. Era la mail dell'assistenza, quindi, sostanzialmente, quindi, chiunque chiedeva. Non si sa chi sia stato. Io poi l'ho scoperto ah. perché praticamente eh, ho... mi sono mutato. No. Sente, si sente, oddio, C è, C è successo posso muovermi. No, 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 ci sei, ah, ci okay, sei. Okay, okay, e ho scoperto che il cellulare di quella mail registra, sai che tu puoi fare il recupero della password no? sì. e ti dà le ultime cifre. Mi pare, no, forse ti dà il modello di telefono. Sì, mm, ti dà il modello di sì. Google. Sì. Il modello. E io ho scoperto tramite il modello di telefono che chi era stato perché sapevo che telefono aveva questa persona eh, perché era un non dico un amico, però comunque sì, un... lui era un amico, Beh. un conoscente, insomma, sì. Okay, è, però stata, è, è stata avviata una... Una, una, una procedura pe, pe, penale contro questa persona, avrà rubato Io... migliaia di euro. Mm, beh, no, aspetta, no, adesso... no, 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 è un'altra un cosa. Eh, poi se, ah, precedentemente poi scrissi più. invece in cui non c'era questa persona sì. a fare questo, questo scam, scrissi proprio: uh, a, Posso darti del tuo. Sì, sì la... non penso eh. che tu scrivessi a me, però dimmi pure. Vabbè, in poche parole, ero anche abbastanza piccolo, in poche parole. Sì, um, Ma quando è successa questa cosa? Uh, 2015-16, credo. Non, non so per, per okay. la data. Vabbè, in poche parole, siccome sbagliai un pagamento, in poche parole, eh, lo messi per un altro account, ti scrissi per farmi ripristinare una cosa. Vabbè, non, non entro nei dettagli perché è inutile. In poche okay. parole, tu mi dicesti che me l'avresti messa, però. Dopo... non ti è mai arrivata non, ti... non mi è mai arrivata ti riscrissi <ride> dopo mesi uh, perché se riscrivevo mi dicessi che mi avresti bannato cioè togliere dal bundle guarda dal... Uh, purtroppo io non, non leggevo cioè la mail era la mia però non, non controllavo io le mail di richiesta di assistenza okay. nel corso di tanti anni di server è successo anche che alcune persone mi hanno detto che poi ricevevano una brutta assistenza vabbè eh, puoi sì. dirlo puoi dirlo sei un troll no 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 eh, c'è un'altra cosa in verità io pensavo fosse eh. un, un corollario guarda 50, ti posso pure 50. dire il mio nome di, in no, 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 no 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 il mio il mio eh. Vabbè, eh. ah in poche parole, di recente uh, ha lui, Lion uh, ha deciso di sbannare tutte le persone sul server per permettere anche alle persone che um, avevano sbagliato uh, di rientrare. In poche parole, io anni fa venni reroll rerollato: cioè uh, um, in poche parole, i miei pagamenti um, ven venivano annullati, cosa che implicava il, il mio ban sul server. Sì, sei stato rimborsato. Eh sì. Grazie, oh, mille. No, grazie mille <ride> ho avuto un problema di connessione ragazzo no. Guarda, allora aspetta ci, ci tengo a fare il punto in vabbè, tanti vabbè. anni di attività che poi per esempio il server di minecraft dove un po' tutti i server di minecraft percepiscono delle donazioni o anche dei pagamenti veri e propri per ottenere dei vantaggi in gioco no alla fine per pagare l'hosting sono abbastanza okay. costosi okay. ehm, è ovvio che qualcuno può avere un problema lui è stato rimborsato probabilmente si lamentava del fatto che gli sono state tolte le cose però se io ti rimborso, è ovvio che non ti lascio i vantaggi che hai acquistato, no? Ok. No, vabbè. Allora, semplicemente, ragazzi, cioè, noi dovevamo fare un'altra cosa con l'Ion. Quindi. No, è vabbè, stato... no, no. lo dico perché l'abbiamo messo così per, per giocare. C'è un tempo limite, poi è uscita fuori sta sì, cosa. Non però... lo capirà, lo portava da sei anni. Io sì, io ti... se la portava da sei anni. No, magari proprio, ti quindi. scriverà tu, almeno promettici che gli risponderai. E, e... Eh, ma non c'è più il server da. No, quindi. no, ma <ride> dico in generale, in privato per chiarirvi. Va bene. Okay. ok, questo si chiama Alion. Al basta. basta, basta dai, devo dire cose una cosa che ho Lion, dai. Eh? Basta, sì. dai. Ah, pensavo che, basta, ah, pensavo che era, pensavo che c'era. Ma no, spero. era una roba ingoliardia non, era... non è stato invitato per questo. No, che... no eh... Vabbè, eh... ma guarda, mettermi in difficoltà è abbastanza difficile. Non ho Punto, cioè. fatto niente di male. No, 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 perché però, insomma, avevo invitato con un altro intento. Se no te L'unica cosa che non voglio fare è parlare di altre persone. Perché non voglio farmi nemici, capito? Poi quando dici qualcosa su qualcuno. Si offendono sempre, quindi... Sì, sì, no, poi però... magari, magari faremo altro. Va bene, va bene. Allora, io uh, ti voglio invitare per il sì. format che ti citavo prima. Cioè, stavo trollando, però in realtà non lo facciamo davvero. C'è un format che si chiama, per l'appunto, l'evocazione. E noi facciamo venire un ospite, io mostro okay. solitamente, sono immagini di film, foto, quadri, eccetera, e l'ospite deve dire che, se sanzioni, che sensazioni emana quella foto, quell'immagine, e da lì vedere come ognuno interpreta una singola immagine se, se vuoi venire è un format insomma molto interessante possiamo va dire bene. il prossimo ospite il prossimo no? ospite è martedì per Assabacqua alle 21 quindi se ti va okay. se trovato quindi, bene per la settimana prossima o per questo martedì? No, 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 dicevo, no, no, Sabaku viene, In futuro, okay. ma il futuro, In futuro, va bene, cioè, quando certo, vuoi sì, tu, sì. quando hai tempo ci, fa, ci farà piacere, insomma, ci non c'è problema. Così imparo a fare il just chatting e non rimango Fognato. fossilizzato su Minecraft. Va bene, va a un bagno, va. Lo sguardo penetrante. Va bene, senti, guarda, noi ti ringraziamo, è no, stato bene. un piacere. Grazie per essere venuto, anche perché hai fatto le due ore di live. Ma hai detto: ah, forse sono stanco, però ti sei trattenuto in no, vabbè, mi fa piacere, scronzi. fare una chiacchierata, così anche a noi, anche a noi. dai. Allora, alla prossima. Un bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie, Lion. Ciao Lion, Ciao. 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 buona continuazione. Grazie, ciao a tutti. Caro. Ciao, ciao. ciao. Ma non finisce qui oggi. Non andate da nessuna parte. Perché è successa una cosa gravissima. Forse il CEO si sveglierà. Ma nel frattempo, dobbiamo guardare Social Boom Social Santo Boom cielo. ha detto delle cose gravissime. Ci Ha dissato Social Boom delle cose gravissime. Ha eh. dissato anche, anche Chris Laway. Se non sbaglio, ha blastato Mister Flame. Chris Io Laway so... ha dissato Flame. Sì, perché Flame l'aveva dissato nella, nella tier list. Allora. Questo, questa è la, la prima clip che abbiamo. Sì. Vediamo. Sono scesi un sacco. Cioè, top audio. Sono diventati la versione. Sono di calzo. Durso, Aspetta che alzo da lì. Alza top pure audio, Top audio. Cioè, non lo vedi cosa fanno? Uh. Burla, gli ospiti trescioni. Eh, quando fanno le robe dal vivo, quello che cade il divano che fa ridere. Cioè. Qua c'è Robino cita pure, eh. Sono scesi un sacco. Cioè adesso sono diventati la versione web di Barbara D'Urso quasi. Bici. Che non lo vedi cosa fanno? Le urla, gli ospiti, trashoni Allora aspetti, eh, un attimo. Dal... Allora, vabbè, a parte che sta cosa di Barbara Dusto ce la dico dall'inizio. Ma la champagne, ma stanno di pure a me. Lo so. Allora, ultimamente invitiamo ospiti trash. Facciamo un fact checking, Simone? Sì, che... vabbè, ma se, se dobbiamo citare le ultime live in cui, appunto, abbiamo fatto veramente i numeri dal punto di vista no, 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 del no, non eh... trash. No, eh... vabbè, eh, no, è. Ma sti cazzi, Intrattenimento, ma sti Vediamo gli ultimi ospiti. Che abbiamo... che abbiamo scelto di. Allora, di invitare. Partiamo da. Diciamo dopo i Boscar dai. Allora, Vai. Nezak. Non credo sia trash. Lucy Lane per parlare di OnlyFans. Non credo sia trash. Uh, Baby Gay, vabbè, era il milionario. Sì, possiamo considerare una live goliardica, ma comunque non ci vedo nulla di male. Random uh, Hank. Uh, Victor Laslo. Questa è una live corale con diversi ospiti. Comunque c'erano Victor Laslo, Calel e tanti altri. Grazie per il sub. Uh, andiamo avanti, qua non ci sono ospiti. L'Evocazione con Carnevale, uh, Alessandro De Concini. Mm. Gianluca Iacono, il Teologo, l'amica di Rubino. Basta. E oggi Lion. Cioè, non credo siano ospiti no, Trash. Infatti. Non mi sembra. Ma Trash cosa vuol dire? Che un no, un ogni tanto, tanto c'è c'è Baby Gay, che tra l'altro è una ma persona: Ma parlo tutti che palle, una persona dolcissima e simpaticissima. Eh, cioè. Quindi, è anche screditare persone che non c'entrano un cazzo. Però perché ci dire, capito? Poi, poi ma adesso parla di Rubino, no? Eh? Vabbè, Rubino, vabbè, trash che dobbiamo fare, quella è l'unica cosa dove veramente siamo indifendibili. Perché tu sei il top. <ride> Battenaffa un fanculo Vivo quello che cade il divano che fa ridere. Cioè, ma vite eh, con quello. Di... quello. Qua parla di, aspetta, spieghiamolo. Faridere. Qua parla di Boscar. Ok, nelle scene in cui Rubino cadeva. Puoi rispondere, Rubino, allora, potevamo fare un boscar. Veramente. Aspetta, mas mastica un po' meglio che non si sente bene nel microfono. <ride> allora, potevamo fare dei Boscar veramente piatti, ma la cosa che, le, a parte le esibizioni o l'intervista a Cecchi Paone, che è stata top, e tante altre persone che sono venute, naturalmente quel pizzico, cioè potevi fare i Boscar piatti, invece devi mettere sempre quel po' di intrattenimento che fa la tua... No, la goliardia, ma ci sta. Che farina la gente. Ma ma certo, che ma te male. La risata della comicità fisica. Cioè, la gente si Buster sta. Master Keaton, sai chi è? Charlie Chaplin, sai chi è? I fratelli Marx. Prego. La gente se sa rompe i coglioni a casa per sta cazzo di pandemia e tanti altri problemi che ha. Almeno viene in live, vede uno che casca Uno che si distrae Ma Social capito? Boom Tutto è sofisticato questo. Rubino Esso È un uomo di alto, di, di alto borgo, è milanese Non capisce queste cose, anzi li fanno proprio schifo ma Pure quando fanno le scenette io e te Io e Davide o Flame Normale, è per intrattenimento, per far ridere un po' la gente Se no stiamo qui come gufi, Eh, Però Social blacca. Boom non ride, vabbè ma non No, riderà. ma non è, non è quello, il fatto è che dice che siamo trash Potremmo anche sì, essere sì. trash per carità Però se dici ospiti trash È una cazzata, cioè non è vero Vabbè, andiamo. Come criticavano? Per soldi, però ci sta Aspetta, aspetta, questa è la classica frase. Sono diventati Ma... quello che criticavano. Io, ti giuro, questa frase mi fa strappare le budella. <ride> ti no. giuro, la odio. È proprio Da, da, da depensare. Sono diventato ciò che ho sempre odiato. È e mi depensante. piace. Da depensante. Salmo. Eh. Sì. Cioè, noi stiamo creando cose che nemmeno esistevano. Quando le, quando le, le avremmo dovute criticare, imbecille. Sono diventati quello che criticavano. Per soldi, però ci sta alla fine non, non critico la loro scelta come persone Critico però il fatto che entra la trasmissione a me non piace Perché è un po'... Sì, certo. No, io non la vedo così Almeno ultimamente Io non le ho seguiti Social su Chiacanem non crea content Dal 1999, ma ti rendi conto? 9 C'era Rospetto Che ha detto Non sono d'accordo Bravo, Rospo. Bravo Rospo. Rospo E lo spieghiamo alla chat È quel ragazzo Uh, stavo facendo la live Earl sul tram, Chris Laway. Ferocito? il Ferocito con Mister ah, F. Qua ti abbassata il guadagno. Se no è... Vabbè, Andiamo e avanti. Vai, qual è? Chi è Tocca a te, te Chris, Laway. Chris Laway. Io su Chris Laway. Sì. Aspetta un attimo di in in interrompere quello che stavo facendo qua sul su livello grafico. Perché adesso mi stavo sprecando le mani. Appunto per rispondere a questo vai caso. allora. Oh, non è questo Minchia Flame rischia qua. Penso una delle persone più depensanti e cerebralmente vuote che io abbia mai incontrato ah, sul cuore di Twitch. Ma ci vogliamo soffermare sul su... rischio. In che senso rischia, rischia cosa, ma chi ha detto rischia? Lui ha detto no, Mister cosa... Flame, rischia qua su, su Chris Lag. Nel senso che gli emena, non ho capito. No, può essere pure con lo denuncia, che ne so che può A essere che io abbia mai incontrato <ride> sul cuore di twitch un <ride> depensante assoluto penso che anche dir poco ma è l'unica cosa ah, che posso dire stile, per bello. non essere quel live da <ride> uno che mi dà proprio l'idea di essere no. un figlio di papà che nella vita non ha mai fatto un cazzo un uh, figlio di papà pure <ride> ah, dai, dai. interrompete Vabbè. adesso fino alla fine di questa cazzo di live Ok, ok. Vabbè. Io ricordo ancora quando per avere un beto e che dicevo questo qua è Mr. Flame, questo qua sarà uno che sbroccherà subito, quando in realtà se mi levo questa maschera quelli come te mi fanno i bocchini. Oh, ho no. Che offese me e la mia ragazza, però io, che non cercavo le cose online, io ho detto: fratesto veniamo a Milano, parlamone dal vivo. Se c'è un problema con me, te lo risolviamo civicamente. Se cioè, non no. ho fatto come Riccardo, <coughs> ho detto: è Qu questa persona parla come se me odia, parla come se me vuole menare, ah, è una sto a cosa Milano, personale. So lì vediamo se parla cosa noi, risolviamo i nostri problemi. Poi non so se questa cosa è stata captata come una denuncia, ha fatto sta che questa persona è sparita. Ma Mr. Flame sta veramente sfidando Chris in uno contro uno dal vivo? <ride> cioè, ma è serio? Spero di no. Eh, non sta. Voi non avete idea. Eh? Della potenza del CEO dici. Certo. Frate Gianluca ha una forza... O oh, io... No, c'ha proprio la forza, sai quei personaggi hanno la forza. E io ho portato in palestra quando se andati con Michael Spampinato, porco 2, faceva la pressa. A palla di cannone E eh, cioè, oh. eh, quella ce nasce Gianluca è buono e calmo Ma è forzuto Però pure cioè, Chris è una bella bestiola eh, eh? Sì pure Chris è un bello Non è Non è Però mi sembra un po' Organizziamolo cazzo allora, Come punte... Logan Paul Io punterei sul Seo Beh però Il Seo scamma Quindi secondo me Lui Non <ride> sa che fa Capito Lui, lui... incassa lui... i soldi Delle scommesse E poi perde il appositamente ormai che come cazzo Farebbe qualche magheggio CEO. Ormai se, si è Si è rovinato proprio. No no La violenza Infatti stavo proponendo Un incontro Sul ring Bellissimo. Fox. Sarebbe una cosa epocale. Zi. Non so se. Chris faceva qualche sport di combattimento. Mi pare di sì. Vabbè, ma Gianluca Pure ha Gianluca fatto pugilato. Sì. Vai, andiamo avanti. Ma dai, spero che stia scherzando. Spero che sia il personaggio. Ai, ai, ai. Ma no, è il personaggio, dai. Io mi cioè, amo. Io, io mi amo. No, no. Ma fra, no. ma, ma non puoi essere serio. Dicendo che. Se no. becchi Chris dal vivo, Chris sta zitto a catena e tu gli fai brutto. Perché. Stai scherzando, spero. Ma come non scherzo? Sto scherzando, dai. Sta facendo lo show per la live, il personaggio, dai. Non è possibile. E questo ha sicuramente confermato che mi voleva tendere una trappola e che mi ha fatto una manica di bocchini. Ok, quindi lo inserisci in. Oh. Tirai, immagino. Io, direi, amico io, eh, direi Boh, eh, comunque... ragazzi, secondo me, Mr. Flame, se ben crisi da vivo non c'ha le palle di quelle cose lì in faccia. Ma ne sono convinto, tipo, al 1000%, cioè. Vai, male, vai, da Chris, vai da Chris e dici che se Mr. Flame gli va davanti gli dice le robe Chris sta zitto, muto, c'ha paura e scappa Vabbè, cosa... ah, Io sono straconvinto che se Mr. Flame è Chris dal vivo gli dice un quinto di quello Cosa è che ha detto il Cerbero di te invece? Eh, ma se li adesso, allora il Cerbero ha parlato molto bene rispetto al solito sì. Ma il peggiore è stato Mr. Flame che ha detto che tipo tu dal vivo hai fatto Sei stato zitto e lui ti ha detto le cose, non, non ho capito okay. Cosa? Capito. Così ha Te lo giuro, te lo Posso giuro capire. Lo giuro adesso Te lo video, giuro. Te lo giuro nella live adesso. Mr. Fame, io non ti mai visto, però io giovedì volevo venire qua per prenderti, ma stai scherzando? No, qua? ma ha detto tipo robe... No, aspetta, non è non no, mica, non sì, detto, detto bro, proprio così, però... Ma stai quel pezzetto porco, Ha detto una roba simile... Che... No, non lo porco dio, li ca... li cade il pisello, li cade. No. Mr. Merda, di porco. Ha detto tipo una roba strana, però non ho capito, io non era trana, proprio questo, non magari però. Questo. Non l'hanno Non l'hanno mai visto... Loro non si sono mai visti. Ha detto che Chris Laway l'aveva attaccato anche Anna in una live. Lui. Non so se sia vero. Gianluca ha chiesto, vediamoci. E lui non ha risposto. Non ho capito. Questo è quello che ha detto Gianluca. Io questa cosa già sì, la sapevo. Di... Per la verità sei sicuro? Poi che non si sono mai beccati dal vivo? No, mai. Io sì, già sicuro. la io, sapevo. io Chris la quella l'ho beccato a Roma. Non c'era Gianluca, può essere, Me sa de No, sai, no. era una live earl di Omi, credo. Forse non c'era Gianluca Non c'era perché era una live C'eri io, C'ero io Ok ma A me non mi sta sul cazzo No ma dal vivo l'ho detto A me non sta eh, Però c'è sta cosa con Gianluca Perché io mi ricordo Già i tempi del Quando gli ha un brutti Da Jumbo Drill Games Week Sì Ar Games Week Sei sì, lui... Lazio Robì Sì sì eh, Ti ha mangiato tutto E Mi ricordo E lui mi disse una cosa del genere Che c'era sta cosa con La Way C'ha sempre avuta Sta, sta cosa e... e mi ricordo che C'entrava pure Anna Pro, sì, l'ho so. fatto, insomma, dei commenti abbastanza squali di live. Beh, finiamo. Senta in vita mia, ha no, no, non è, è che ti, ti ha visto. ha detto tipo che avete avuto una discussione. Ma che cazzo vuole pulla appare, porco dio, che tiro uno schiaffo, fra. Ha detto: No, no, 20 minuti. No, mi un prendo, la vista. bro. Ha detto che avete avuto una mezza <ride> discussione, <ride> tipo. Sì, mezza, sì, mezza discussione, tipo, sì, perché io ero in streamer ubriaco, detto delle stronzate. Proprio lui ha scritto Omi. E poi gli ho detto: quando vuoi tengo, lui fa, vieni a Roma. E che cazzo faccio? Parto così per Roma per un, per un cretino. Ah, okay. Vai a cagare, dai. Di socio, ha eh. detto che sono figlio di papà, non sa anche chi cazzo sono bro. Ah sì, è vero, chi è quello marra, mi sa che l'ha detto, ha detto? Non è vero! Ah. Va trova... <ride> detto, mi detto mi sempre lui, vita, bro, si pisciava addosso. Stiamoci in mezzo marra, Aspetta, ha detto, in 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 indietro. Te ma che metto la maschera non me ne fotte un cazzo, ma... Vabbè, cagare, dai. Dissocio. Ha detto che sono figlio di papà, non sa anche chi cazzo sono, bro. è Ah sì, è vero, chi è quello marra? Mi sa che l'ha detto, detto. No, no no mister no si trova nelle situazioni più trottine della vita bro, si pisciava addosso. Se si trovava nelle mie stesse condizioni nella vita si pisciava addosso. Vabbè, questo non lo possiamo sapere. Grande Vin Diesel. No. Ma che metto la maschera non me ne fotte un cazzo, ma non me ne frega un cazzo, non, giuro non parlerò mai più di questa persona. posso a Santiago che devo Ma lui non si deve permettere di parlare di me. Ok. Allora ehm... proviamo a richiamare il CEO proprio in extremis, sì. vediamo se vuole rispondere. No, so. Chiamiamo il CEO. Dunque, ha vinto il sondaggio vincerebbe il SEO per l'87% di voi Aò? oh ma stai a vedere la live ma siamo in, in live che sto eh Presenti? vuoi entrare su discord? eh è eh, quello non so Potete entrare perché ho delle difficoltà che mi sono scordato il materiale entra dal telefono al volo vabbè ma vai e risponde qua un attimo okay. eh. vabbè entra dal telefono ah, entra dal su discord entra dal dai. telefono su discord Ah, ha ragione, ok, eh, no, almeno risponde. No, perché se sennò... no, <coughs> no, però sta cosa mi ricordavo pure io successe al Games Week che mi raccontò cosa Sto allora? litigio con uh, ma dura da tempo. Poi, con eh. Games Week. Quando ci siamo stati no, nel 2000, c'era il fa. Covid. No, non c'era no, il covid. Era l'unico game, Games Week. Uh, Come siamo, siamo andati? Si, sì, che c'era macete. Tra la maceta Non c'era il Covid. No, non c'era il Covid. E eh, Gianluca c'ha la mascherina, però, Eh beh, sì. Prima del Covid. Sì. Sì. Quindi pensa quanto, da quanto tempo c'ha la mascherina per non portarsi la mascherona. Grazie cetriolo cetriolino verde. Ci sto. Ok. Possiamo le stanze. Ah, lo puoi chiamare direttamente. Oh, dottore Gianluca sa che sta in stanza vedi un po' mm. eh. <ride> no. mi senti sì guarda che, che, non, che non metto la gamba aspetta un attimo quindi vuoi oh, no. rispondere a chris Laway. basta comunque ha detto che una... te pisceresti sotto nella sua, nelle, nelle, nella, nella, nella sua vita Ah, sì, allora eh, sto video l'abbiamo visto oggi da chitano E io ho detto eh, ho alcune visto. cose. Okay. No, io l'ho visto ah. quando stavo sulla poltrona. Non ripetere anche per, sì, per il eh, nostro so. pubblico, magari non hanno visto. Però, allora, ripeterò hanno ogni visto, parola che ho detto. Hype. Ripeterò ogni parola che ho detto, estremamente sincero. Eh. È una persona che mi sta molto simpatica. E, e niente, cioè, non, non farei mai nulla nei, nei suoi riguardi. Cioè, mi sono un po' intimorito, mi sono un po' spaventato. Io spero di non, non incrociarlo mai. Simone eh, può confermare che io ho, de detto, ho detto questo: hai oggi. detto questo che hai molta paura. Eh, che adesso ogni volta che girerai un angolo ti guarderai le spalle. Sì. Sì, poi vorrei mettere pure in chiaro: che quando ho detto che lo smandibolo stavo scherzando, era una città, papà. Da lì con te papà? No, 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 no ah. io sto danno adesso Ma accetteresti un eventuale incontro di box Simil. Uh... Guarda, l'ho anche commentato in chat Però ci sono talmente tante persone che non è stato letto Non l'avete letto? Ve lo ripeto qui È una bellissima idea, anzi. È un'idea veramente strafiga, strafiga Talmente figa che è spregata farlo con un personaggio così umanamente inutile oh, No, no <ride> Vabbè, no, così Famo pure io contro Simone, fare. è storico questo, ma che vuoi? Famo io no, vabbè, Io, io idea, sono bro. un pacifista. Ma che cazzo è di uno sport? Uh, è uno sport brutale. Ma vabbè, va, ovvio. Senti, accetteresti o no? Mo non, non trovasti escamotage. Guarda, eh, offline sì, perché? In live no, offline sì, perché? Per perché mi impegno, me ne la mascherina. Ritorno a fare box come i vecchi tempi. Che mi manca tanto. Faccio però off live senza mascherina. Io, io contro le te regolare. e lui controlla voi. Beh, potremmo fare una live <ride> sì. con, con un ritardo di qualche minuto. Così, se ti si leva la mascherina, chiudiamo la live. Penso che del ritardo allora. ci sarà comunque. Eh, Vabbè, in base, c'è comunque un po' di ritardo. Questo è stato streaming. un altro momento dove non ho potuto fare una bellissima battuta. Diciamo che era tipo: No, Marra, che vuoi fare una live con un ritardo. Eh, no, vabbè, faremo la live puntuale. Va bene, va bene, grazie mille Sio. Mm. Eh, grazie a tutti, grazie alla ciao. ciao belli, ci ciao, vediamo domani faccio. alle 21, 20... no, 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 aspetta, 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 aspetta. Prima che mi scordo, però una cosa la voglio di seria: almeno quando l'ha raccontato è stato corretto. Non è stato come quella serpe schifosa di Bernardo. Che era uno che stava lì con lui. Ok Lui almeno è stato. Ha dato corretto perché ha ammesso che ha detto delle cazzate quando stava ubriaco nella live di Omi, solamente che io che ne sapevo che era ubriaco. Io mi ricordavo il suo personaggio con Manny Fresh, non ho mai visto, non ho mai conosciuto, sento che dici quelle cose e gli ho tiltato addosso. Chiaro. Però almeno è stato onesto, a parte il che me va a pa, che me va a ma quello là è stata colpa di Social Boom che ha riferito delle cose proprio appositamente per creare zizzagna e l'ha anche riferite male perché non è, non è mai stato detto che io l'ho incontrato dal vivo e che lui ha fatto pipa. Adesso, rubino contro questo, tutubi 150.000 aspetti. va bene va bene grazie mille Gianluca io ciao, sarò ciao, ciao Gianluca io ciao. sarò da Chris Fitz tra mezz'ora quindi è? ci vediamo lì e domani ore 21 qui al Cerbero la trasmissione più bella di Twitch Italia ciao